You are watching Life on Gabriola TV, community television, for you, by you. And welcome to Island View on Life on Gabriola TV. My name is Tatiana Mallory, and today I'm in Alghero, Sardinia, Italy. Sardinia is the second largest island in the Mediterranean after Sicily, with an area of 24,000 kilometers. That's more than 420 times bigger than Gabriola, but I'm still wondering what Sardinia and Gabriola might have in common. Artist's island? Transit woes? Let's find out. Here with Maria Rosa at the Pintadera Italian Language School. Maria Rosa, abbiamo fatto un confronto tra la vita a Gabriola e quella in Sardegna. Quali sono gli aspetti positivi e negativi della vita su quest'isola? Allora, Tatiana, ti ringrazio per la domanda, è una domanda molto interessante. E il confronto fra Gabriola e la Sardegna è un po' differente, perché ovviamente c'è una grande differenza climatica, di posizione geografica, però ci sono anche tante cose comuni, perché viviamo in un'isola. Le cose belle di quest'isola sono tante. La Sardegna ha una posizione strategica nel Mediterraneo, e questa è una cosa molto bella, è come una piccola nazione. È una terra poco popolata, in tutta la Sardegna vivono 1.600.000 persone, e questo significa che ci sono tante zone desertiche, nel senso dove non ci abita nessuno, anche se è tutta abitabile la Sardegna. E l'altro aspetto è un aspetto ambientale, è un'isola molto bella. Quindi anche questo chiaramente è importante per la qualità della vita. Il clima è buono e quindi si vive bene, c'è un bel mare, c'è cibo buono e genuino. Quindi questi sono tutti i vantaggi di vivere in quest'isola. È un'isola molto antica con una storia incredibile. E questi sono tutti gli aspetti positivi. Gli aspetti negativi ovviamente sono quelli collegati ad un'isola, quindi siamo un po' isolati. Allora c'è un grande problema nel trasporto pubblico. Allora per poterci spostare dalla Sardegna significa una grande spesa economica e anche una spesa di tempo. Questi sono, secondo me, gli aspetti più negativi. Sì, molto interessante, grazie. E anche a Gabriola in questo momento gli incendi boschivi sono un problema importante. E così anche qui? Sì, purtroppo sì, purtroppo è un problema anche qui, soprattutto d'estate, quindi quando le temperature sono molto alte e soprattutto in quelle giornate di vento. Ricordiamo che la Sardegna viene chiamata anche l'isola dei venti, perché ci sono dei venti che, soprattutto il maestrale, che è il vento più famoso e che soffia anche, può soffiare anche 3 giorni. Allora se uniamo le due cose, il sole molto caldo, quindi le temperature molto calde e il vento, significa devastazione con gli incendi. Quindi tutti gli anni dobbiamo affrontare il problema degli incendi, alcuni anni anche problemi gravissimi. In generale si crea un grandissimo problema all'ambiente e quindi agli alberi, agli arbusti, alla macchia mediterranea che è la tipica vegetazione di qua, e anche agli animali selvatici.
L'anno scorso, per esempio, c'è stato nella zona di Bosa, verso sud di Bosa, c'è stato un incendio devastante, devastante, dove sono morti tantissimi cavalli, dove sono morte pecore, dove sono state bruciate tantissime piante, anche secolari. Sì, quindi questo è un problema molto, molto, molto serio anche qui in Sardegna, purtroppo. Grazie mille, Maria Rosa. Grazie a te, Tatiana, per questa bella intervista. Interestingly, one of Alghero's major artisanal industries is coral. According to literature provided by this shop, La Coralina, coral consists of communities of small polyps which build a skeleton of calcium carbonate at their base to protect and support their soft bodies. The polyps grow one beside the other so that their limestone secretions fuse together to create a layer, eventually forming coral reefs. Il colore prevalente è il rosso da noi, il colore di Alghero, rosso con tutte le sue tonalità, appunto. E, appunto, cresce a 100-120 metri di profondità, bisogna scendere con le bombole, è una pesca molto pericolosa. Solo circa 8 persone in tutta la Sardegna sono abilitate alla pesca del corallo, dove appunto la pesca è anche regolamentata, si fa solo in certi periodi dell'anno, ok? E se ne possono prendere solo certe quantità. Vedete come questa collana qua, questa collana che costa tanto, costa 8.000 euro questa collana, perché sia per il colore, che è un colore intenso, si chiama sangue di bue, che è la tonalità anche più preziosa del corallo, perché è proprio quel rosso intenso, e ha un costo così elevato perché ha una qualità superiore. Vedete, questa collana è una collana che non presenta imperfezione. La mia presenta imperfezione, ok? La mia costa meno che questa. Più è di qualità e più costa. Io preferisco, a me piace molto il corallo imperfetto, perché la sua imperfezione naturale, capito? Quindi io preferisco quello. E appunto dal corallo si fanno tante cose, no? Dai pezzi dei rami si sviluppano questo tipo di collane, e dalle parti estreme dei rami si fanno le collane a frange, i bracciali a frange. Ogni cosa viene utilizzata per un suo gioiello che ha un senso, ecco. È molto interessante, grazie, grazie mille. Grazie a voi, anche voi siete molto carine. Grazie. Here at the Alghero Market, local farmers and fishermen come to sell their products. It's quite a bit like the Gabriola Market, but takes place almost daily, from early in the morning to midday. Let's have a look. Of course, no trip to Italy is complete without sweets. Let's just say I've had my fair share of gelato, but I've also been able to discover regional pastries at Bonbons, across the square from the market. Abbiamo i dolci tipici di Alghero, che è il mangiare in bianco, sia in sottoforma di torta che sottoforma di tabaccheras, che all'interno ha il mangiare in bianco, una crema al latte fatta con amido e limone, molto semplice anche quella tradizionale. A posto? Sì, grazie mille. Thank you.
Thanks for watching, everyone. I hope you enjoyed this little tour of Alghero. See you next time.